Alfonso Signorini lascia il GF VIP per le accuse di Ilaria Blasi a Fabrizio Corona. Non è sfuggita a tutti i telespettatori l'espressione di Alfonso Signorini durante la lite in diretta tra Ilaria Blasi e Fabrizio Corona al GF VIP. Giovedì 25 ottobre 2018 è andata in onda la sesta puntata in diretta del reality di Canale 5 e uno dei momenti più inattesi è stato senza dubbi la lite furibonda tra la padrona di casa e l'ex re dei paparazzi. Signorini, che anche nelle precedenti puntate aveva sempre cercato di mediare la situazione e prendere le parti di Corona, durante l'episodio in diretta è rimasto a dir poco attonito. L'opinionista non ha speso una parola e non si è intromesso nella lite, ma come la prenderà Fabrizio? E soprattutto Alfonso Signorini si esprimerà sull'argomento? Fabrizio Corona, lo scherzetto al GF VIP. Ha incassato 40.000 euro. Cachet stellare per Fabrizio Corona. Ospite alla puntata speciale del Grande Fratello VIP 3, l'ex re dei paparazzi viene freddato in diretta da Ilaria Blasi. Proprio per entrare nella casa e chiedere scusa alla sua ex fidanzata Silvia Provedi, Corona ha incassato ben 40.000 euro. Un bello scherzetto che l'ex paparazzo, ora star dei social, ha sferrato alla produzione del reality di Canale 5. Ilaria Blasi, infatti, ha più volte cercato di invitarlo in trasmissione e finalmente la richiesta è stata accettata. Inoltre, secondo indiscrezioni, la produzione starebbe facendo di tutto per avere Fabrizio Corona nel programma, non badando a spese pur di avere la sua presenza all'interno del reality. Come riportato dal sito di Davide Maggio, infatti, sembra che per portare a casa questo colpaccio, la produzione abbia messo sul piatto un'allettante proposta a 4-0. Ci auguriamo vivamente di sbagliarci. Ma sembrerebbe che per Corona sia pronto un assegno di 40.000 euro, per prendere parte alla puntata di giovedì. Lite Corona Ilaria Blasi, ecco cosa è successo. Giovedì 25 ottobre 2018 durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello VIP è andato in onda un imprevedibile scontro tra Ilaria Blasi e Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi è entrato in casa per parlare e scusarsi con Silvia Provedi, sua ex fidanzata. Prima della sua uscita di scena, la conduttrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, facendo luce una volta per tutte sulla questione che ha creato astio tra i due, successa ben 13 anni fa. Come ricordato dalla Blasi, Corona le ha creato un grosso problema alla vigilia delle nozze con Francesco Totti. All'epoca, Ilaria era incinta del primo figlio, Christian. Come vedi non c'è stato alcun veto da parte mia affinché tu venissi in trasmissione, così ha esordito la padrona di casa. Si preannunciava uno scontro tra i due, dopo le battutine e i botta e risposta degli ultimi giorni. Ilaria, infatti, sembra avere ancora un conto in sospeso con il paparazzo per quello che fece prima del matrimonio con Totti, mettendo in mezzo Flavia Vento. Parole grosse sono volate tra i due. Fabrizio non si è lasciato intimorire ed ha risposto per le rime, buttando nella discussione proprio l'ex capitano della Roma. Quello che scrive tuo marito nel suo libro, sono solo cate. Corona si riferiva alla versione della storia di Totti, raccontata nel libro uscito poche settimane fa in tutte le librerie. Dopo questo breve ma intenso battibecco, la Blasi chiude la comunicazione e si torna alla diretta,